Ho deciso di fare questo video in quanto al momento io mi trovo a Shanghai per lavoro. Volevo parlare di come la mia vita si sia evoluta da quando è iniziata l'emergenza fino ad oggi. Ma andiamo con ordine. Partendo, diciamo, dalla fine di gennaio, quando hanno iniziato a diffondersi le notizie riguardanti la diffusione del coronavirus Covid-19, all'inizio non è stata presa nessuna misura specifica a Shanghai. L'inizio dell'emergenza c'è stato quando la maggior parte delle persone era già partita e aveva lasciato la Cina per il Capodanno cinese. Di solito a Shanghai, quando questo accade, si assiste a strade deserte per tutta la durata del Capodanno cinese. Già di per sé in questo frangente la situazione è, per così dire, spettrale. Io ricordo in quei giorni ho traslocato, sono dovuto andare alla stazione di polizia a registrarmi, non avevo la mascherina, la gente mi ha gentilmente consigliato di metterla. Con il passare dei giorni i numeri hanno continuato ad aumentare e si è cominciato a richiedere di portare la mascherina. E questo nelle prime settimane di febbraio, fino al famigerato rientro delle persone che erano andate in vacanza durante il Capodanno cinese. Una volta tornati in massa in Shanghai, sono state prese delle ulteriori misure, ancora non a un livello, a mio parere, molto restrittivo, ma comunque comincia a sentirsi psicologicamente, perché non è vietato uscire di casa, ma viene sconsigliato e viene sabotato. Mi spiego meglio. Se io esco di casa e rientro, devo mostrare un ticket nel quale io ho scritto i miei dati, anche il numero del mio passaporto, che dimostra che io vivo in questo complesso residenziale. Allo stesso modo mi viene misurata la temperatura all'entrata. E un'altra restrizione è il divieto di far entrare persone che non risiedono in quel complesso residenziale, e quindi questo rende impossibile per me andare a trovare degli amici o viceversa invitarli a casa mia. Cosa è successo inoltre? Molti negozi e molti centri commerciali, supermercati, sono chiusi, solo pochi sono rimasti aperti, giusto quelli che possono garantire la sopravvivenza. All'entrata di ognuno di questi c'è un addetto che misura la temperatura. Vorrei
vorrei soffermarmi su questo punto un attimo. In Cina tutti portano la mascherina, non c'è nessuna forzatura, è semplicemente un qualcosa che i media richiedono in continuazione, ci sono cartelli ovunque. In Italia ci si sofferma molto sul fatto che una mascherina sia efficace oppure no. È chiaro che qui non si vuole passare l'idea che tutte le mascherine siano efficaci, non sono, diciamo, le linee guida che le istituzioni danno per evitare di essere contagiati, però il fatto di portare la mascherina è un simbolo che dà l'idea che tutti si stanno occupando e preoccupando del problema e tutti non lo considerano una cosa poco seria. Questo lo vorrei fare notare perché dà un'idea di ordine e le persone psicologicamente hanno questa sensazione di combattere la minaccia tutti insieme. È importante sottolineare che l'impatto economico di questa situazione è enorme. Per esempio, le piccole e medie imprese, essendo costrette a chiudere per un mese o più, a non avere ordini e dovendo però comunque pagare le tasse, gli affitti e magari i salari, si sono trovati a esaurire il loro capitale. Per alcune persone questo significa poter sopravvivere per 2 mesi al massimo senza guadagni. E questo riguarda lavoratori cinesi e stranieri che lavorano in Cina, è un grosso problema. C'è stato un enorme incremento nel lavorare da casa. Io lavoro in un'azienda di e-commerce, a un certo punto si è deciso di continuare a lavorare da casa. Quindi, siccome noi abbiamo un software aziendale e un dominio aziendale a cui ci possiamo collegare e possiamo svolgere le nostre funzioni tramite lo stesso, da questo punto di vista siamo stati facilitati. Il modo in cui la Cina ha affrontato l'emergenza, a mio parere, ha fatto tutto quello che era possibile fare. Io ovviamente non posso parlare per Wuhan. Io posso parlare per Shanghai e posso parlare riguardo ad altre province basandomi su quello che mi hanno detto persone che vivono in quelle province e quindi sulla loro esperienza personale. Si può parlare del fatto che certe cose che sono possibili qui non sarebbero accettabili da noi. Quello che voglio dire è che, parlando anche con cinesi che conosco, per quanto la situazione sia stressante per tutti, riconoscono la priorità della sicurezza di ogni singolo individuo della nazione. Loro hanno messo il contenimento del virus prima del rischio economico. Infatti, nel mese di marzo, il governo ha attuato delle misure per alcune aziende, a partire dalle statali, ma anche verso alcune private. La paga degli affitti sarà rimandata se gli immobili sono di proprietà statale. C'è un invito anche ai privati a farlo. Ci sono altre misure, per esempio uno straniero il cui visto è in scadenza potrà usufruire di 2 mesi in più, vista la situazione di emergenza. Oltre a parlare dell'economia nello specifico, del lavoro delle singole persone, dal punto di vista di uno straniero che vive in Cina, questo ha cambiato molte cose. Io infatti sono uno dei pochi che sono rimasti, pochi si fa per dire. Riguardo ad altre persone che avevano lasciato la Cina prima del Capodanno cinese, molte non sono state richiamate dall'azienda per cui lavoravano, nel senso che il contratto è stato terminato. Ad altre persone è stato richiesto di attendere a ritornare. Nel frattempo queste persone non vengono pagate, chiaramente perché c'è una grossa difficoltà per le aziende stesse nel sostenere i costi che derivano ormai dal non avere introiti da più di un mese. Alcuni miei amici stranieri che lavorano in Cina avevano lasciato il paese durante il Capodanno cinese, la loro azienda li ha contattati per terminare il contratto e adesso loro stanno cercando un lavoro nel loro paese natale o da qualche altra parte, anche se adesso comunque è difficile trovarlo perché finché c'è questa emergenza viaggiare, trovare lavoro all'estero immagino sia in generale difficile, magari non in tutte le situazioni,
prima. In generale sì. Altri, come per esempio quelli che fanno gli insegnanti di lingua, siccome c'è grande richiesta soprattutto per la lingua inglese, se si è di origine anglosassone, quindi di un paese madrelingua inglese, beh, loro possono andarsene, chiudere il contratto e ritornare perché saranno sicuri di trovare una scuola che li assumerà. Quindi molti hanno lasciato, ma probabilmente quest'estate o più avanti torneranno quando le cose si saranno risolte. Anche molti cinesi, ripeto, abbiamo parlato delle piccole e medie imprese, hanno subito un contraccolpo a livello lavorativo. Una persona aveva terminato il suo contratto con un'azienda perché doveva essere assunta da un'altra. Con l'avvento del coronavirus stanno ritardando la firma del contratto. Quindi questa persona è rimasta in un limbo. O meglio, era così fino un po' di tempo fa, quindi la situazione è traumatica per molte persone, per i cinesi in primis, ma anche per gli stranieri, soprattutto perché uno straniero deve tener conto del visto. Certo è che, come spesso accade in queste situazioni che accadono dal nulla, si vive l'impatto e diventa un momento anche per riflettere su quale sarà la prossima mossa nella vita di una persona, come procedere e così via. Io ritengo che i cinesi da questa situazione abbiano tratto molte lezioni. Io credo che sicuramente questa esperienza rimarrà nel profondo del popolo cinese. Non so come questo avverrà, ma ne sono convinto, perché comunque, essendo a contatto con le persone, ascoltando i loro ragionamenti, mi sono fatto quest'idea, sperando ovviamente che anche in Italia presto la situazione diventi sotto controllo. Adesso siamo nel clou, io spero veramente che prima dell'estate ci si sia lasciati alle spalle questa situazione, e chissà, mi chiedo se anche questa situazione che ha preso l'Italia alla sprovvista, anche per l'Italia non rappresenterà una lezione, un qualcosa da cui apprendere anche come popolo. Magari anche a riflettere su comportamenti che ci sono stati, ecco, che avvengono quando si ha paura, che ha portato alcuni al ognuno pensi a sé indiscriminato. Ci sono stati dei comportamenti tristi, in generale un po' ridicoli, come svuotare gli interi supermercati, e nel discriminare persone dall'apparenza asiatica, una discriminazione, a volte anche azioni veramente indecorose nei loro confronti, ma soprattutto anche, e questo posso dirlo leggendo alcuni commenti, rispetto a italiani che tornano dall'estero. E non mi sto assolutamente riferendo alle misure di quarantena che devono essere seguite, e quindi io in primis, nel caso tornassi in Italia, mi sottoporrei alle misure richieste. Ma anche chi poi si fosse sottoposto a tutti i controlli e la quarantena, sicuramente sarebbe incorso in questo clima di paura e sfiducia, con conseguenze non chiare, perché in alcuni casi sembra veramente che alcune persone potrebbero dare di matto. E quindi, facendo un'altra riflessione, io credo che questo abbia dimostrato che la xenofobia è qualcosa di intrinseco dell'essere umano. Quando si diffonde la paura da qualunque parte del mondo, senza discriminazione, la prima reazione è negativa verso la categoria considerata portatrice del problema. E come stiamo vedendo adesso, gli altri paesi stanno iniziando a fare lo stesso con noi. Quando la paura supera un certo livello, le persone non ragionano, e bisogna essere forti interiormente e lucidi per mantenere la calma e fare la cosa giusta. Io devo smettere di fare video di pomeriggio perché mi cala la notte a fianco e dovrei farle la mattina. E vabbè, così è. Per concludere, adesso le cose qui stanno migliorando. Ci sono molte persone che escono fuori ogni giorno, tutti con la maschera, però anche negozi aperti, tanti controlli della temperatura. Si tiene al fatto che le cose migliorino, ma senza fare un passo falso, e quindi questo è quanto. Per quanto mi riguarda, io, vabbè,
ormai è più di un mese che sono a casa, mi sono quasi abituato, non uscirei più. No, non è vero, in realtà, grazie al fatto che ultimamente ho visto dei miei amici, posso dirlo, ma ho avuto settimane in cui non ho visto nessuno se non i miei coinquilini, i quali comunque hanno le loro cose da fare, quindi non parliamo tutto il tempo. Se ci saranno ulteriori sviluppi, magari farò un altro video. Vi ringrazio per avermi seguito fin qui, spero di avere sollevato dei punti interessanti. Non sono andato molto nello specifico, lo ammetto, può essere che lo faccia in prossimi video o se mi verrà richiesto. Spero di essere stato utile con queste informazioni. In realtà, come ultime informazioni, ho letto poco fa sulla pagina del consolato italiano a Shanghai, sulla pagina Facebook, tutti coloro che si recheranno in Cina dall'Italia da oggi in poi dovranno sottoporsi ai 14-15 giorni di quarantena. In generale questo avverrà a casa, quindi io volevo tornare in Italia questo mese a visitare parenti e amici, penso che rimanderò la cosa e lo farò nei prossimi mesi e si spera il prima possibile, già da aprile. Questo video era anche un esperimento per vedere se questo format funziona, io che parlo di cose. È possibilissimo che non vedrete un video per i prossimi 2 anni, però in realtà, detto ciò, qui è notte. Nel momento in cui io sto girando il video da voi è mattina del 3 marzo. Vi saluto, vado a fare le altre cose che devo fare. Vi auguro una buona giornata e soprattutto positività, ma non stupidità. Quindi grazie per aver seguito fin qui. Eccoci qua, sono passati più di 30 giorni, io purtroppo non sono riuscito a montare il video in tempo, ma questo mi permetterà di parlare di quello che è successo in questo lasso di tempo. A Shanghai le cose vanno meglio, è stato abbassato il livello di emergenza e molte delle restrizioni di cui avevo parlato sono state rimosse. In Italia invece ormai la quarantena dura da 1 mese e mezzo, le misure prese hanno superato quelle che sono state applicate a Shanghai. Devo dire che il comportamento delle persone è stato civile, considerando la non facile situazione. Anche il dispiegamento di forze è stato enorme. I paesi che hanno aiutato l'Italia sono stati Cina, Russia, Cuba e anche gli Stati Uniti. Sono contento di vedere che c'è gratitudine nella maggior parte degli italiani da questo punto di vista, essendomi interessato alla Cina ormai da molto tempo, conscio della differenza culturale che c'è e però delle tante opportunità di scambio che ci sarebbero tra i nostri due popoli, non posso che essere felice di queste espressioni di solidarietà, che sicuramente vengono con un fine anche strategico. Sicuramente c'è una volontà di mostrare soft power, ma questo è quello che viene fatto da tutti i paesi del mondo, quindi io a questo punto guarderei i fatti. Oltretutto gli aiuti cinesi vengono anche da singole compagnie e anche da raccolte fondi dei cittadini come quelli di Wenzhou, provincia dalla quale provengono la maggior parte delle famiglie degli attuali italiani di origine cinese. Ormai il virus per il resto si può dire che si sia diffuso quasi ovunque, la situazione in Italia è abbastanza critica, soprattutto economicamente, è molto delicata. Spero vivamente che nel prossimo mese vengano fatte le scelte giuste. Direi che con questo riassunto posso concludere il mio video. Le fonti per quanto riguarda gli aiuti di Stato cinesi per le aziende e gli articoli riguardo agli aiuti cinesi in Italia sono in descrizione. Non posso far altro che augurarmi che la situazione migliori davvero, perché voglio tornare in Italia il prima possibile, voglio essere sicuro che le persone che conosco stiano bene e verificare che nel mio paese le cose stanno tornando alla normalità. Questo video aveva la funzione di spiegare, raccontare qualcosa di più, qualcosa che ho avuto l'opportunità di vedere. Non è stato come vivere a Wuhan e tuttavia è una testimonianza. Da quando ho aperto questo canale ho raccolto delle testimonianze e ho pensato che anche questa fosse una testimonianza degna di essere condivisa. Spero di averlo fatto nel modo giusto. Se volete darmi dei consigli, se volete lasciare dei commenti, accetto critiche, assolutamente. Infatti imparo dai miei errori. Oggi è sabato 18 aprile, io spero veramente di riuscire a pubblicare oggi. Se non è oggi sarà domani, ma spero che sia oggi. Vi abbraccio e che ci si possa lasciare alle spalle questa cosa il prima possibile.